Siamo a Campo Imperatore con l'amministratore unico del centro turistico Dino Pignatelli. Ecco, la notizia del giorno è la chiusura della strada dopo il piazzale di Fonte Cerreto. Un tuo giudizio? Ma ritengo esagerata la chiusura dell'hotel Nido dell'Aquila, perché mi sembra anche immotivato, perché non, visto che siamo avanti a sensazione, non mi sembra che ci siano questi grandi accumuli. La commissione però si è espressa in questa maniera, chi dice di no, forse sarebbe il caso di fare chiarezza. Comunque ritengo che dare un'indicazione senza aver monitorato il percorso della valanga, quindi se non ci sono dei segnali certi per poter verificare la situazione, mi sembra veramente eccessiva. È una situazione che credo che debba insegnarci a comportarci in maniera più attuale, cioè, perché così facendo ci sta creando un sistema di paura che a sto punto possiamo scordarci Monte Cristo, possiamo scordarci di tutto. Vanno prese le cose secondo la reale situazione. Ripeto, a vista, visto che le valutazioni vanno fatte a vista, mi sembra che non ci siano assolutamente questi pericoli di accumuli, perché il vento ha spazzato in quota. Quindi non credo. Comunque, se la Commissione ha preso questa decisione, ne risponderà. Ingegnere, invece, ecco, per quanto riguarda la stazione di Campo Imperatore, ecco, c'è stata una buona partenza quest'anno? Ma quest'anno sì, siamo partiti molto bene, siamo stati puntuali, ecco, quello che attribuisco merito alla stazione, il fatto che siamo stati puntuali alla prima nevicata, siamo riusciti a partire con tutte le situazioni, piste, impianti funzionanti, e questo ribadisco grazie anche al personale che si è dedicato con passione e con dedizione alla situazione. Quindi diciamo che poi il tempo ci ha dato una mano, abbiamo praticamente utilizzato la finestra temporale che è stata di buon tempo, e quindi diciamo tutto sommato sì, siamo partiti molto bene quest'anno. Ecco, oggi 13 gennaio, com'è la situazione qui a Campo Imperatore? Ma oggi è bellissimo, oggi nonostante le previsioni davano vento, però mi sembra che non ci sia assolutamente, vedete, la situazione è tranquillissima e non mi sembra che ci siano problemi, le piste sono perfettamente battute, innevate benissimo, c'è da potersi divertire, e quindi speriamo che qualcuno ne approfitti più di quanti sono. Oggi diciamo l'affluenza è un po' ridotta rispetto, perché le previsioni non davano tempo buono, invece. Grazie Gino.